In Polesine le celebrazioni, il primo atto è stata una spettacolare rievocazione storica nel centro di Lendinara che per l'eroe dei due mondi ha richiamato un grande pubblico. Un tuffo nel 1867. 140 anni fa Giuseppe Garibaldi, in viaggio verso Venezia per festeggiare il ritorno del Veneto all'Italia, visitò Lendinara e il centro del Polesine lo accolse con entusiasmo. Migliaia di persone in piazza, la banda, i discorsi ufficiali, insomma un trionfo per l'eroe dei due mondi. Quella giornata è stata ricostruita in ogni dettaglio. Tricolori, bandiere sabaude e camicie rosse hanno invaso il centro di Lendinara, facendo rivivere l'epopea garibaldina. Una giornata piena di cose. Alcuni angoli del centro sono stati animati dai balli, altri da giochi di piazza e ancora mercatini risorgimentali pieni di curiosità, fino alle mostre di oggetti storici, per arrivare anche a frammenti teatrali che hanno richiamato la vita popolare del tempo. La rievocazione storica di Lendinara è stato il primo dei tanti appuntamenti previsti in Polesine per ricordare i 200 anni dalla nascita di Garibaldi. Enti istituzionali, centri culturali e associazioni hanno messo in piedi una scaletta di iniziative che riempirà in particolare il calendario dell'autunno 2007 e della primavera 2008. Tutto nel segno di quelle camicie rosse che hanno segnato profondamente la storia italiana.